Gli Inti Illimani, gruppo storico cileno con più di 50 anni di carriera, tornano in tournée partendo come prima data italiana dall'Auditorium Parco della Musica di Roma, con il loro nuovo lavoro intitolato Agua. Abbiamo capito che le cose che pensiamo che ci sono per sempre, quando mancano, cominciamo a capire l'importanza che hanno. Succede con la libertà, succede con la democrazia, succede con gli affetti. Allora, sta mancando l'acqua e capiamo che dobbiamo fare qualcosa per restituire almeno una normalità nella vita della gente, perché siamo fatti d'acqua. A collaborare con loro Giulio Wilson, cantautore toscano che seguirà la band per tutta la durata del tour. La musica ha questo linguaggio universale che fa fare anche incontri ravvicinati del terzo tipo, nel senso che io scrivo anche canzoni fondamentalmente per altri, non solo per me. E avevo scritto una canzone con una melodia molto simile alla scrittura degli Intillimani, quindi in qualche modo aveva un denominatore comune melodico, e la mandai con una email. Mi risposero subito dopo dicendo: "Guarda, ci piace molto questa canzone, perché non vieni a registrarla qui con noi?" E da lì è nata questa stima artistica e poi voglia anche di fare un disco assieme. Abbiamo avuto un'opportunità discografica e grazie a questa opportunità, diciamo, di persone che hanno voluto in qualche modo anche questa comunione, questa unione che poi è dettata anche dalla stima artistica, fondamentalmente non è che ci sono intrallazzi, però la stima più l'opportunità di poter fare un disco, abbiamo detto: "Beh, facciamolo." Ed è una cosa molto bella perché ci siamo realmente contaminati. Io ho portato dei miei strumenti insoliti per gli Intillimani, come il pianoforte, la chitarra elettrica, la batteria acustica. Loro hanno messo le loro sonorità e abbiamo scritto assieme questi 13 nuovi brani. So